manca. Bicchieri, succo. Buongiorno e bentrovati al consueto appuntamento con il weekend vlog. No, scherzo, in realtà questo weekend sarà diviso in due parti, perché la prima parte è già online, ve la lascio su, così appunto vedete da dove siamo partiti per arrivare a questo punto. E anzi, è ancora più complesso, l'altro parte da un weekly, che però poi appunto ho aggiunto la parte di weekend di ieri, perché era abbastanza lunga ed interessante. Oggi questo non sarà da meno, scherzo, non lo so, cioè stiamo andando a Barberino del Mugello, un altro outlet, perché appunto i nostri ospiti, quando vengono in Toscana, giustamente vogliono fare il giro anche di questi negozi qua. E poi dopo andiamo a Firenze, per fare un giretto, penso. E stasera credo che siamo proprio a cena a Firenze, probabilmente faremo questo pacco a casa nostra, non lo so, si starà a vedere. Io ho questi capelli che sembrano uscite dal manicomio, ma non ho avuto tempo di sistemarli. Gabriele, buongiorno! Buongiorno! Gabriele sta dormendo, la notte leone! Che serie TV stai guardando, Gabri, ora? Ieri, in questo periodo. Il trono di spade. E voi lo guardate, so che moltissime persone lo guardano, io non sono mai stata appassionata, ma secondo me neanche lui tanto, perché in realtà quando lo guarda Russa, quindi non penso sia così interessante, devo dire. Gabri? No, è interessante, però è un po' moscio. Va bene. E nulla, mi sto spaccando la mano, quindi ci aggiorniamo later. Guardate, è bello questo giacchetto. Mamma mia, c'ha dei vestiti da sogno, bellissimi. Buongiorno. Soprattutto non è girato un ordine a nulla, ma un pranzo di pizza, no, ho già preso, ho preso la pizza, ho preso l'acqua. Ah. Belle. Bello, sì. All'improvviso, ma qualche gusti saranno: mandorla, fondente gianduia, fragola, mandorla, cuore di latte, questo è buonissimo. Fammi vedere questi altri gusti: cappuccino, fondente, coccola di crema arancia, crema di cocco. Quale prendi? E vieni di qua, gianduiotto. Gabri, se no ci sono i sacchettini già fatti. No, prendi questo, vieni qua. Questo qui. Prendiamone due, se noccio noir, no, uno, prendine uno di questo. E queste le abbiamo prese già in Svizzera, le ho prese tutte. Eccoci, stiamo venendo via ora. Gabri, ci sono le macchine però. Gabriele è peggio di me, sono due bambini. Comunque, stiamo venendo via ora dall'outlet a Barberino. Ci sono tantissimi negozi nuovi che non avevo mai visto. E c'è anche molto vento, devo dire. E comunque, ora si va via. Eccoli. Saluto, raga, che saluta lo zio. E io non ho preso nulla, sono stata sola alla Lind, abbiamo preso un bel po' di cioccolatini, poi c'erano le uova di Pasqua in offerta, ho preso un uovo di Pasqua per Megan
di shopping praticamente quasi niente. E adesso andiamo a fare una passeggiata a Firenze. Prima si va a casa, poi si va a fare una passeggiata a Firenze e poi si resta a cena lì, penso. Mamma mia, che bella giornata che c'è. Facciamo i piccioncini da soli, dai Gabri. Dove mi porti di bello? Andiamo al Duomo. Il Duomo di Firenze. Speriamo perché facciamo i piccioncini. Mamma mia, sono venuti tutti a fare il ponte. Pienissimo. Comunque stiamo facendo i piccioncini perché abbiamo deciso di prenderci un po' di tempo per noi, romantico, vero ragazzi? Sai bro, no, semplicemente perché Megan è in macchina con gli zii, hanno preso il tassi per andare al Duomo, perché si sono fatti 4 piani di scale del parcheggio col passeggino perché non c'era scritto che l'ascensore non funzionava, e comunque hanno preso il tassi, quindi magari non andiamo. Poi andiamo e noi ci facciamo una bella passeggiata perché non ci andava di prendere il tassi, comunque alla fine è più vicino, però effettivamente hanno fatto bene perché il passeggino con tutta sta gente che c'è, mamma mia, manicomio, quante persone ci sono, se la gente ha invaso la strada, cioè praticamente non si può camminare, non l'abbiamo mai vista così piena, mamma mia, veramente un macello, gli alberghi saranno stra pieni. E buono comunque, buono dire che c'è economia, girano i soldi, le persone escono, poi con sto bel tempo il ponte ha funzionato, però secondo me avrebbero dovuto chiudere la strada perché ci sono le macchine, ci sono le persone per strada, sui marciapiedi è impossibile camminare, qui ci sono le buche, bene, speriamo non casco. Guarda che bellini questi. La grattugia è fenomenale, Maddalena. No, bellissima la grattugia. Che bella. Queste voglio. Ma c'è anche piccoline. Ah, ma sta facendo i video, pensavo alla foto. Non vedo niente lì, questo cellulare piccolino, questi schermi piccolini, guarda, questo è il famoso, guarda che ci metto là sotto, guarda. Zola Bago, siamo a Ponte Vecchio, ci sono tutte le gioiellerie e qui ci sono vetrine da sogno. Amore, staccati un po' da questo passeggino. Arrivederci. Amore! A te! Ah. Salve! Salve! Ciao Bao, ti posso conoscere? C'è che una piccolina va? La piccolina ora si fa i giri sulle giostre. Welcome to Florencia! Twinset baby! Che spettacolo! Guarda che bello, amore! Megan, no. Megan. Mm.
Che c'è secondo me? Che c'è secondo me? Penso ci siano gli accessori. Non ci sono mai salita. Ma forse non si va su, dice zia. Che bella. Sopra c'è intimo e accessori. No, accessori, costumi da bagno. Con le piume. Andiamo a vedere. Aspetta, amore. Che bel fiocco. Ho detto, andiamo sopra. Uh-huh. Vediamo se c'è un costumino che piace a mamma. Bello. Bello questo. Preview dell'estate. Mega film. Io sono andato. Ormai tenevamo una scorsa troppo tempo. Ed è qui. Gabri, lo diciamo. Te lo diciamo o no? Va bene, acconsento. Abbiamo un altro figlio, eccolo. Figlia. È femmina, sì. È femmina ed è bellissima e sta facendo la nanna. Però perché per tutto questo tempo non l'abbiamo detto? Perché siamo famosi. Troppo famosi. Troppo famosi, bisogna essere un po' più tutelarsi. Quando dove siamo venuti? Eccola. Questo era il segreto. Ecco perché c'avevo sempre la panza. Non è vero. Ecco perché. No, quella ce l'ho perché mi piace mangiare. E in realtà non ce l'ho, Sono magrissima proprio. Posso fare la mortadella, era amore. Diciamo. E vieni qua, perché ti sposti? Il modo in cui avrei voluto mettere il turbante quando ho partecipato a Shopping Night. Però avevo la treccina in fronte e quindi alla fine non ho potuto mettere. L'ho messo nell'altro modo che avrete visto sicuramente su Real Time. Eccolo, così proprio, bellissimo. Il mio piede mi sta facendo male, amore. La signora che si... Ora, lei possiamo fare una tagliata di manzo per... Buonasera. Mi sono fatta la doccia. Mi sono buttata tutto il prosecco addosso. Praticamente tutto. Look of the day. Allora, questa è la camicia, ce l'ho anche bianca, l'avete vista in un altro video. Eccola qui. Poi ho la canotta sotto. Questa ora si è spostata. Poi jeans. Eccoli. E le scarpine. Queste sono le Hogan. E c'è un colore bellissimo. Adesso mi metto un po' di carta qui perché veramente sto ho tutta la maglia bagnata, completamente bagnata. Linguine all'astice perché sono due giorni che mangio carne e non ne posso più. Mi hanno detto che hanno solo 3 piatti di pesce fresco. Io ho preso questo, ma è enorme. Gnam gnam. Se non lo togliamo. Questo è un brownie con gelato alla crema. Gnam gnam. Dun 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 dun, un campo da guerra. Non è tutto. Praticamente siamo in questo ristorante e c'è il quadro di un altro ristorante che è i Latini, ma noi non siamo dei Latini. Bellissimo. Guardate che cammino spettacolare. Colazionando, buongiorno. Oggi, mamma mia, sono veramente KO dopo un fine settimana da urlo. In giro, avete visto quante cose abbiamo fatto, insomma, sia nel vlog precedente che in questo. Questa è una sorpresina che ieri è uscita, l'abbiamo comprato all'outlet, il nuovo Lind, perché erano al 50%. E questa è la sorpresina che Megan si è dimenticata di aprire, perché poi siamo riusciti al volo, quando siamo tornati a casa, per andare a Firenze. Eccomi, viso sconvolto, capelli non ve lo dico proprio. E ora si fa colazione, poi devo pulire casa immediatamente perché questo fine settimana non mi sono dedicata alle pulizie. Poi però usciamo di nuovo perché c'è una giornata spettacolare, non voglio sprecarne neanche un minuto, però ovviamente devo pulire. Quindi faccio colazione al volo, mi metto a pulire un po', magari pulite con me, vi motivate con me e niente, poi andiamo in un altro posticino molto carino, non so se... Alla fine se voglio andarci perché
Mi farebbe piacere portarci Megan, vediamo un attimo. Riposo del guerriero. Ho anche lavato a terra, non so se vi ho ripreso qualche immagine, perché non trovavo il secchio, un casino, non sapevo Gabriele dove l'aveva cacciato, perché stiamo sistemando la terrazza e muove tocca tutto. E ora devo fare il bagno giù, poi mi dedicherò al pranzo, a preparare il pranzo, e poi nel pomeriggio usciamo, poi torniamo e farò sopra, insomma, quindi farò le camere da letto, il bagno su, eccetera eccetera. Sono già molto soddisfatta, anche perché un'altra cosa che forse non vi ho ripreso, spolverato tutto, e visto che mi piace avere decorazioni a giro, ovviamente le decorazioni, il lato negativo che hanno è quello che devi comunque poi sollevare tutto, spolverare tutto, risistemare, insomma. E finito anche la lavastoviglie, quindi adesso la svuoto, la lavatrice a fare, i panni si sono stesi. Devo dire che questa festa dei lavoratori, perché oggi è il 1° maggio, non si smentisce, eh? O si lavora fuori casa, o si lavora in casa, si lavora sempre. Sono alzata dal divano, perché ci ho messo un po'. Sto degustando un po' di olive buone buone, e poi ho messo l'acqua e ho messo a fare il ragù, perché visto che avevo gli hamburger di vitello che dovevano essere fatti per forza, uno l'ho congelato, vediamo se poi lo riesco ad usare, e l'ho fatto, insomma, uno l'ho fatto, un altro l'ho messo in freezer, e faccio gli gnocchi. Vorrei provare questi gnocchetti agli spinaci, però non so se faccio questi o se faccio gli altri semplici, lo vediamo, anche perché questi scadono a giugno, quindi di tempo ce n'è. Vediamo un pochino, boh, si potrebbero anche provare, potrei anche farmi una bella manicure, non lo so, anche se ho tolto lo smalto ieri. Facciamo respirare un po' le unghie, io non sono per lo smalto fisso 365 giorni all'anno, non mi piace. Comunque, che c'entra con gli spinaci, chi lo sa. Eccoli, gnocchetti di spinaci con ragù di carne, di vitello, e il colore mi lascia un po' perplessa, però vabbè, perché sono verdi. Adesso li assaggiamo e vi faccio sapere, c'è un buon profumino. Ok, ho appena finito di fare la piega in casa, questo è il risultato, sono molto soddisfatta. I capelli sono veramente veramente lisci, un po' di tempo che non li facevo lisci, cioè ultimamente li ho fatti sempre mossi o ricci, ora non c'avevo voglia del riccio, voglio di stare un po' sistemata, e quindi li ho fatti lisci. Ora però vado a cena, perché sto morendo di fame, letteralmente. Buonasera, oggi in realtà è martedì, visto che non vi ho salutato per concludere il weekend vlog, vi saluto adesso e inizio un weekly, che ci sta tutto, e niente, la piega è tenuta, vedete, il giorno dopo, insomma. Io vi ringrazio per aver seguito questo weekend pazzissimo, fatto addirittura di 2 vlog. Se non li avete visti, ve li lascio entrambi nell'info box e in un pallino, nel pallino qui informazioni, pallino, nelle info in alto. Se il video vi è piaciuto, se i video vi sono piaciuti, già sto vedendo che vi sono piaciuti, lasciatemi un pollice in su, iscrivetevi al canale per non perdere tutte le prossime avventure. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo. Ciao!